Se continuiamo a pensare che l'euro sia un problema economico, abbiamo perso, cioè il rifiuto deve essere un rifiuto senza se e senza ma, anche se fuori ci fosse quello che vi dice Alesina quando vi appare di notte nei vostri incubi, cioè ci fosse l'uccisione dei primogeniti, l'acqua si trasforma in sangue, le cavallette, il terremoto, che peraltro qua già c'è stato, come ci hanno ricordato, vi siete portati avanti col lavoro e non possiamo rimediare danni perché siamo in questo sistema, anche se ci costasse qualcosa invece di restituirci a un futuro di ricchezza, questo andrebbe rifiutato. L'euro non è una moneta, l'euro è un metodo di governo. E siamo al terzo libro di quest'oggi, Il tramonto dell'euro di Alberto Bagnai, un libro che ha riscosso un notevole successo, oltre 6.000 copie già pubblicate e vendute, è nuovamente in stampa. Alberto Bagnai in questo libro illustra il legame fra l'euro e la disintegrazione economica e politica dell'Eurozona, descrive le modalità e le conseguenze pratiche di un eventuale percorso di uscita ed infine indica la direzione lungo la quale riprendere un reale percorso di integrazione culturale, sociale ed economica europea. Un altro euro non è possibile. Alberto Bagnai va anche oltre, si pone il problema di salvare i cittadini dall'euro. In che modo, professor Bagnai? Grazie. Intervengo sull'ordine dei lavori per dire al dottor Lusso una cosa che forse non sa perché frequenta da poco il blog. Dunque, Marino si è portato dietro Fabrizio, ma io, come sapete, mi porto sempre dietro il gemello cattivo, quindi mi prenderò il doppio del tempo. Ci sarà, parlerà prima Bagnai e poi parlerà Alberto, e sarà molto peggio. Ho già provato, diciamo, chiedendo un minuto di silenzio per i caduti del manifesto. E, allora, diciamoci alcune cose. Intanto, usando il gemello cattivo, nascondo la mia grande emozione di vedere qui tante persone con le quali ho condiviso un anno vissuto umoristicamente, direi, perché il bilancio di quest'anno è che forse abbiamo capito, lo sapevamo già partendo, che non saremmo riusciti a cambiare il mondo, ma almeno ci siamo divertiti e questo è stato un primo risultato sul quale direi che questo lo abbiamo portato a casa, ed è una cosa importante se la confrontiamo con lo squallore e la tristezza dei tecnici. Noi almeno, diciamo, abbiamo un po' di colore e ci siamo divertiti e abbiamo fatto strada insieme. Per me vedere che faccia hanno delle persone con le quali io ho interloquito pressoché quotidianamente, con la grande gioia della mia adorata compagna, lo immaginate. Peraltro lei sta per aprire un blog dedicato alle vedove bianche di Buffinomics, presso il quale potrete, diciamo, trovare conforto. Però a un certo punto non ce l'ho fatta più. Allora, voi sapete che le cose non potessero funzionare a un economista ortodosso, quindi non emodosso, quindi a un economista non abitato sul Washington Consensus, diciamo così, non torna come un'enorme novità. E non potete immaginarvi la rabbia che tutti voi avete provato, come ho provato io, o la maggior parte di voi ha provato, in tanti anni, nell'urtare contro il muro di gomma del luogo comunismo, nell'assistere a questa situazione orwelliana, nel capire che le persone che avevate di fronte abolivano qualsiasi elementare forma di razionalità e spesso erano persone che applicavano la legge e le leggi fondamentali dell'economia trovandosi dal droghiere con una scrupolosità al limite del sordido, da personaggio balzacchiano, no? Quindi, ma che poi però quando si passava dal livello del resto della loro fottuta spesa al destino di questa nazione, improvvisamente delegavano i propri lobby destro e sinistro del cervello a Repubblica o a altre forme di disinformazione che abbiamo ampiamente, diciamo, senza nominare il Corriere della Sera, il Manifesto, la Stampa, il Foglio, insomma, tutte, ecco, d'accordo? Benissimo. E a un certo punto questa rabbia che mi sono tenuto dentro è esplosa e ho avuto la grandissima soddisfazione di scoprire di avervi insegnato che la risposta era dentro di voi ed era giusta. E anche la grandissima soddisfazione di scoprire di non essere solo.
di non essere solo, non da un punto di vista dottrinale, perché da un punto di vista dottrinale io sapevo di essere in ottima compagnia, perché le riviste scientifiche sono lì, l'American Economic Review è lì, gli NBR Working Papers sono lì, chi vuole li legge, naturalmente voi no, perché non ci arrivate, non perché non siate in grado di capirli, tant'è che quando ho cercato di spiegarli, più o meno tutti li hanno capiti, a partire dalla casalinga che se n'è andata, per raggiungere il livello, diciamo così, più alto di, come possiamo dire, equilibrismo intellettuale rappresentato dall'ordinario di matematica che sta qui seduto appunto. Perché alla fine le cose non sono poi così complesse. E quindi questa è stata un'esperienza veramente molto bella e sono veramente molto commosso di incontrarvi qui. Il motivo però del successo di questa esperienza, sul quale adesso mi vogliono anche intervistare, per fare che io sia molto bravo con i social media, è un motivo che in realtà ci rimanda ai grandi classici, dei quali adesso parleremo, perché ci siamo divertiti, anche perché ci siamo accorti che leggiamo gli stessi libri e chi non li legge sa far finta con molta dignità di averli letti, e per questo gliene siamo grati. Ho portato la placca. Voi sapete che, insomma, Verlaine era un sadico e lo dimostra nella sua frase «L'art, mes enfants, c'est d'être absolument soi-même», no? L'arte, ragazzi, è essere assolutamente se stessi. Se pensate che questa frase è rivolta a dei giovani, cioè a delle persone con una personalità in formazione, che quindi non hanno assolutamente alcun modo di sapere chi siano i famosi loro stessi, questa frase è incredibilmente sadica, però funziona. Io ho cercato, sapendo di non aver nulla da perdere, nulla da guadagnare, di essere me stesso e quindi di non parlare a tutti, perché questo avrebbe comportato fare il politico, che non è me stesso, non è io assolutamente, e avrebbe comportato parlare per slogan, cioè non dire niente. Ho detto qualcosa a qualcuno, e ci sono molti qualcuni, mi sembra di capire, tant'è vero che il blog ha fatto 2 milioni di contatti in un anno, adesso ha 1050 lettori fissi, e questa cosa ha funzionato. Forse la prima cosa da capire è che nel cercare questa famosa unione della quale si parlava, la prima cosa da non fare è provare a parlare a tutti. Parliamo a qualcuno, parliamo a chi ci può capire, risparmiamoci, diciamo così, di rimbalzare contro il muro di gomma del pidino di turno, perché insomma la differenza, basta fare come i mosconi che sbattono contro il vetro, a un certo punto fermiamoci e troviamo chi sono quelli che ci possono stare a sentire. E questo è uno dei motivi per i quali questo testo non è maturato in una enorme sinergia con il mondo accademico. Io avrei anche voluto, diciamo così, esplicitarlo nel testo, ma ci ho rinunciato. Perché quello che mi mancava nei miei colleghi, soprattutto nei fognatori, con la F, che come sapete non è un errore di stampa, ma è un errore di pronuncia, è un errore politico, quello che mi mancava in questa gente era la volontà di affrontare la dimensione politica del problema. Cioè l'economista standard di sinistra, non so se ce n'è uno qua dentro, se c'è si nasconda per favore, non ha intenzione di entrare nella dimensione politica che il supporto che la sinistra italiana ha dato a questo progetto crea. E per forza, si tratterebbe di parlare di corda a casa dell'impiccato, ma tanto prima o poi bisognerà farlo, perché se non decidiamo di farlo noi ci sarà la storia con la doppia S maiuscola a costringerci a fare i conti in casa, a fare un minimo di autocritica, no? E quindi questo libro nasce in assoluto e totale isolamento dalla riflessione dei miei colleghi. Questo costituisce poi un limite, sicuramente, si sarebbe potuto fare di più. E devo dire che anche le presentazioni in ambito accademico sto cercando di evitarle, sulla base di alcune esperienze che ho fatto. Adesso voi penserete che, diciamo, me la credo molto, e effettivamente è così, non si riesce a nasconderlo, ma voi immaginatevi Dante che presenta la Divina Commedia, no? A Firenze, e gli dicono: beh, senti, io il libro non l'ho letto, però sono contrario all'inferno perché secondo me fa troppo caldo. Ecco, questo è il tipo di riflessioni che mi sono sentito esternare dai miei colleghi
e che, diciamo, Eco della Rete ha consegnato all'eternità digitale, che presto saranno, diciamo, rese disponibili affinché voi capiate che cosa significa farsi il mazzo per 3 mesi più 20 anni per capire certe cose e sentirsi fare delle obiezioni di questo tipo, ok? Vorrei anche aprire e chiudere una parentesi in absenzia, citando Ariosto, no? Oh, gran bontà dei cavalieri antichi, erano rivali, erano di fedi diversi, e si sentiano degli aspri colpi iniqui per tutta la persona ancor dolersi, pure fra selve oscure e cagli obliqui, sem van senza sospetto aversi. Ci ho pensato stamattina, quando Pier Giorgio mi ha presentato. Ora, noi, io e Pier Giorgio, strutturalmente non abbiamo mai potuto essere rivali, solo perché io sono invecchiato molto prima, però sicuramente siamo di fedi diversi, nel senso che lui viene da una militanza politica di forte destra e io da una non militanza di forte sinistra. Però il problema è che perché Orlando e Ferraù avevano deciso di smettere di duellare e si erano messi in groppa allo stesso cavallo? È perché Angelica stava fuggendo. E quindi, come dire, loro poi se la sarebbero voluta spartire democraticamente, insomma, quelli non erano tempi in cui, cioè, se la prendeva uno, questo è chiaro, non si parlava ancora, Renato Zero ancora non era apparso sul panorama della letteratura italiana. Dobbiamo pensare che dopo le cose si sarebbero messe male, ma intanto si sarebbero ripresi Angelica. E qui il problema è riprendersi la democrazia, e di fronte a riprendersi la democrazia bisogna parlare con tutti, e nella mia esperienza bisogna purtroppo o per fortuna parlare soprattutto con quelli che pensavamo fossero diversi da noi. Io non mi sono mai tanto sentito vicino a persone di forte destra che magari in vita loro hanno anche rivendicato esperienze che considero del tutto fallimentari, come in questo momento, perché forse in questo momento bisognerebbe capire che il resto d'Europa ragiona così. Un cittadino tedesco legittimamente prima è il cittadino tedesco e poi è di sinistra o di destra. Tenendo presente che poi ovunque regna il partito unico dell'euro e che queste distinzioni sono estremamente sfumate. Tant'è vero che fa parte, e credo che Marino e Fabrizio abbiano accennato molto a questa dimensione del cosiddetto fogno europeo. Perché fogno, poi lo capireste leggendo il libro, insomma, perché c'è il sognatore più, che sogna di più, ha anche una S che suona in un modo strano, nel bel paese dove il fi suona. Diciamo che l'errore colossale che vi propongono politico è questa idea che adesso va al potere a sinistra e poi noi che siamo di sinistra siamo bravi e rimettiamo le cose a posto. Non è così. Perché se voi leggete i giornali, per esempio tedeschi, e potete farlo sui blog come Voci dalla Germania, Voci dall'Estero, scoprite che i socialdemocratici tedeschi vogliono garantire le obbligazioni greche prendendosi il ruolo della banca centrale, cioè scoprite delle raffinatezze, diciamo, o delle efferatezze che vanno ben oltre quello che noi riusciamo a percepire. Dante, Ariosto, Verlaine, Renato Zero, quindi scaturisce naturalmente un riferimento a Leopardi, no? Passata è la tempesta, odo uccelli far festa e la fassina tornata in sulla via che ripete il suo verso coco pro. Questo sta nel blog, ragazzi, leggetelo, che è divertente, perché poi quando io tolgo il tappo questa massa di disperati che non vedeva l'ora che qualcuno togliesse il tappo si sfoga e succedono delle cose molto divertenti. Perché mi viene in mente la fassina che è tornata in sulla via ripete l'usato verso, se poi ci incontriamo, ovviamente questa è in amicizia, non si scherza, va da sé, perché siamo dei buontemponi, perché la prendiamo a ridere avendola anche presa in un altro modo o da un'altra parte. Diciamo, questo era il gemello cattivo, Fabio. O era quello buono? Ci sto pensando un attimo, forse se guardo dentro c'è di peggio. Ci ho pensato quando Marino ha detto una cosa estremamente giusta, cioè se noi andiamo con animo sereno quanto la situazione ce lo consente in giro in cerca di informazioni e di analisi, scopriamo che l'analisi su quello che sta succedendo, cioè il meccanismo che nel libro è riassunto, diciamo,
con la descrizione del ciclo di Frenkel, che nel blog, in uno degli ultimi post, è descritto dal cosiddetto romanzo di centro e periferia, che come sapete non è una storia d'amore ma una storia di sesso contro natura, insomma, vabbè, tornando a una distinzione medievale, diciamo così. Questo meccanismo è perfettamente noto alla letteratura economica, che lo ha ampiamente, soprattutto nel versante post-keynesiano, ma anche da parte dei mischiani, diciamo, formalizzato, descritto, eccetera, eccetera. E tutti sanno più o meno quali sono le fonti dei nostri squilibri. Tutti in particolare sanno che la fonte dei nostri squilibri non è quella che tutti i nostri giornalisti e tutti i nostri politici e tutti i nostri femministi, tutte le nostre televisioni, tutte le nostre radio ci dicono essere, cioè il debito pubblico, associato a casta ricca, corruzione brutto, che poi è quello che mi fa pensare, come ho detto alla radio, sul blog, quindi lo dico pure a voi, visto che siamo in privato, che fondamentalmente allo stato attuale l'analisi che Monti e Grillo fanno delle cause della crisi è isomorfa. Poi, se adesso salta fuori una, ne parliamo, poi te lo spiego. Ma allora, perché, visto che tutti sanno come stanno le cose, poi nei documenti ufficiali o nelle dichiarazioni, allora sappiamo che c'è un problema perché abbiamo rigidità nominale che alimenta dei movimenti di capitale che sono perversi perché alimentano lo squilibrio fra centro e periferia, c'è una simmetria nel considerare colpevole il debitore, ma in un sistema capitalistico anche quello che presta deve stare attento a che cosa fa quei soldi, più Europa. Cazzo, ma che c'entra? Cioè, è un'altra cosa! C'è sempre un salto logico. Allora, quando la Fassina fa il suo salto logico 2 mesi fa, come ricordava Marino, un motivo c'era. Era un po' di febbricola da primarie, doveva fare uno sgambettino a Renzi, insomma, si è capito, allora ha detto, beh, quello supporta l'agenda Monti, allora io dico che l'agenda Monti non va perché l'austerità fa male, proprio Europa. Vabbè, ma scusa, ma non capisci che più Europa serve a più austerità? Cioè, perché ci viene inibito l'uso della politica fiscale? È estremamente semplice, nel testo è spiegato in modo piano, ma lo si capisce. Quando c'è una crisi, quindi un paese soffre di carenza di domanda, c'è troppa offerta, i lavoratori stanno a spasso, d'accordo? Quindi c'è un problema di disoccupazione, per rianimare il sistema bisogna ricorrere a un'iniezione di domanda. La domanda chi ce la mette? Le famiglie no, perché se non guadagnano non possono spendere. Lo stesso vale per le imprese. La loro domanda, per usare un termine tecnico, non è autonoma dal reddito, dipende da quanto reddito c'è. E se di reddito ce n'è poco, su di loro non si può contare. Quali sono le fonti di domanda autonoma? 2. Una è la spesa pubblica. Mi raccomando, spesa pubblica, senza, va pronunciato tutto in un fiato, anzi scusate, spesa pubblica improduttiva, tutto attaccato. La cosiddetta spesa pubblica improduttiva, che è poi, come ci ricordava oggi Gennaro, che forse è già partito, se non lo saluto, sono salari, stipendi, consumi intermedi della pubblica amministrazione. E come li finanzi se i soldi non ci sono? Ma in tanti modi, per esempio ti indebiti, visto che un euro di spesa pubblica genera un euro di debito, ma genera 1,02 euro o 2 euro o 1,07 euro di reddito, può darsi che in condizioni di recessione profonda, esattamente come l'austerità è dannosa in termini di finanza pubblica, una minore austerità sia meno dannosa in termini di finanza pubblica. Ma questo non si può fare, e allora rimane l'altra fonte di domanda autonoma. Quale? Il reddito degli altri, cioè le esportazioni. Ci siamo? Perfetto. Cioè, sterilizzare il saldo di bilancio con delle regole fiscali che ti impongono di tenerlo a zero, obbliga, in caso di crisi, strutturalmente a rivolgersi alla domanda estera come volano per rilanciare l'economia nazionale. Questo implica necessariamente che quando c'è uno shock questo si scarichi sui salari, perché tu per intercettare la domanda estera sei costretto a offrire condizioni estremamente competitive, quindi il famoso taglio di salari, eccetera, eccetera. Il meccanismo è molto semplice, qui basta studiarsi i saldi, come nel post della premiata Armeria Hellas, e si capisce subito che se sterilizzi un saldo devi utilizzare l'altro e quindi devi giocare al gioco del mercantilismo, al gioco in cui chi vende è bravo e chi compra è cattivo, senza che si capisca come fa a essere bravo uno che senza la cattiveria
anzi, diciamo così, per simmetria verso il neologismo che ha inventato Cesare oggi, che ci ha proposto la cattivitudine degli altri, senza la cattivitudine dei greci la bravitudine dei tedeschi non si sarebbe mai potuta manifestare. Quindi voglio dire, questo è talmente ovvio che voi forse ci avete pensato, ma nessuno vi ha detto che potevate pensarci. E il fatto che sia totalmente ovvio vi fa capire qual è la dimensione assolutamente pervasiva e inquietante dell'ipocrisia nella quale viviamo. E questo per quel che riguarda l'analisi della situazione. Però non so quanto tempo ha adesso il gemello buono, no? Perché io, diciamo, nel libro mi sono permesso di così ironizzare, sfottere e provocare un po' diverse persone, per esempio, e se ne sono accorte. Con più grande. Per esempio, quando parlo del, non so se siete arrivati al punto del medico, no? Quello era scritto pensando a Gennaro, e Gennaro se ne è accorto. Perché Gennaro non è quelli che mi diceva, e dopo che si fa, e dopo che, ecco, aia, ecco. E dopo che si fa, e dopo che si fa, ma io mi sono anche preso molto volentieri del presuntuoso da un politico di non so più quale, prima, seconda, terza, quante repubbliche siamo? 2 e mezza. Sì, quello forse era della 1ª e mezza, per aver detto in una discussione, diciamo, circolare via email questa cosa, ma a me sembra abbastanza ovvio dopo, cioè, quello che c'è da fare, no? Basta unire i puntini e capovolgere la figura, perché quello che è stato fatto finora, che non funziona, lo sappiamo. Il problema non è un problema tecnico, è un problema di volontà e di capacità politica. Apro e chiudo una parentesi. Secondo me, al punto in cui siamo arrivati, è estremamente difficile e è estremamente utopistico aspettarsi che da questa situazione si esca dicendo la verità. La verità la diranno i 4 angioloni dell'Apocalisse, dei mercati, quando capiranno che questo gioco gli sta facendo perdere più di quanto gli sta facendo guadagnare. E allora, secondo me, quella potrebbe essere, potrebbe essere l'evento che scatena una modifica istituzionale, che necessariamente dovrebbe essere quella di uno smantellamento di tutto parte dell'Eurozona. Però questo è solo un educated guess, diciamo così, come quello di... E poi, insomma, sappiamo che tanto non potrà durare, la verità la sapremo abbastanza presto. Allora, ragioniamo un attimo su come potrebbe essere un mondo del dopo, perché questa è la parte della quale non posso mai ragionare, perché anche se vado in università tutti mi dicono ah no, ma ci sarebbe l'iperinflazione, ho capito, ma se non c'è... vabbè, lasciamo stare, no? Non parlo dei miei colleghi. Il mondo del dopo si potrebbe organizzare se ci fosse una reale volontà di integrazione europea, d'accordo? Se esistesse, si sa quello che si dovrebbe fare, non lo si sa. Quello che il testo dimostra è che lo si sa da un sacco di tempo, dal 1957 almeno questa discussione è stata in qualche modo formalizzata. Bisognerebbe per paesi che vogliono essere commercialmente ed economicamente integrati darsi l'obiettivo di crescere insieme mantenendo gli scambi esteri in equilibrio. E quindi, di converso, se sterilizzare, per così dire, il saldo fiscale ti obbliga a essere in surplus estero, viceversa, sterilizzare il saldo estero ti permette di essere in deficit fiscale, quindi rilanciando in qualche modo la crescita attraverso la domanda interna. Qui, attenzione, vorrei chiarire una cosa, che non sto propugnando ovviamente l'autarchia. Dire che la bilancia dei pagamenti dovrebbe essere intorno a zero non significa che debba essere zero meno zero, cioè zero importazioni e zero esportazioni. Potrebbe anche essere 1.000 meno 1.000, 10.000 meno 10.000, poi soprattutto se andremo alla lira, Scacciavillani ci dice che sarà 449.000 fantastiglioni di triliardi di lire meno 449.000 fantastiglioni di triliardi di lire. Ciao Fabio! Questa è la cosa che tutti gli economisti sapevano, che, come per esempio Luca spiega benissimo nel libro, era in qualche modo anche presente nel disegno di Bretton Woods, che, come il suo libro, è una proposta di un tentativo di recuperare quest'idea che il commercio può e deve essere, ha senso se è equilibrato. E in questo contesto, quando questa riflessione viene fatta negli anni 50, nel 1957, 6 mesi dopo la firma dei trattati di Roma,
trattati di Roma ladrona, che hanno creato le basi per questa Europa molto più ladrona di Roma, come il libro dimostra grazie anche al contributo di Luciano Barracaracciolo, ecco, era abbastanza chiaro che per perseguire questo sviluppo ordinato in cui i paesi commerciano in equilibrio fra loro, per cui non si creano quelle crisi di debito estero devastanti che sono quelle che ci stanno schiacciando, ci potevano essere diverse strade. E non vi voglio rubare la sorpresa, perché sarebbe così scorretto da un punto di vista... così, il colpevole sappiamo chi è, ma è abbastanza interessante vedere come ci ha ammazzato, che la costruzione dell'Eurozona imbocca esattamente le due strade che si sapeva sarebbero state sbagliate, quelle di replicare un gold standard associato a una camera di compensazione che non compensa, che poi è più o meno quello che ci ha fatto vedere oggi Luca e insomma... E allora però bisognerebbe ritornare a un atteggiamento di laicità nel considerare il sistema monetario e valutario e adottare l'approccio di Mead, il quale cita Churchill dicendo, beh, lui dice che la democrazia è il peggiore di tutti i regimi di governo ad esclusione di tutti gli altri. Ecco, anche la flessibilità del cambio è il peggiore di tutti i regimi valutari ad esclusione di tutti gli altri. Quindi l'idea che un percorso di integrazione possa essere e debba essere associato al mantenimento di una flessibilità del cambio fra paesi è un'idea assolutamente vecchia, assolutamente ovvia e che se si fosse adottata forse avrebbe funzionato. Vedete, ora ci spiegano che però non è necessario perché se facciamo più Europa compenseremo questi squilibri. Permettetevi di darvi qualche numero. Quando nel 91 quanto tempo è il gemello buono, quello accademico, per dare qualche numero e far addormentare l'auditorio? Quanto tempo vuoi dare poi gli amici? Vorrei sentirli parlare, ma 10 minuti me li prendo rapidamente. Tanto Monicus et videbitis me ovunque, perché mi sta chiamando il mondo dopo che questo libro è uscito, quindi vi posso annunciare qui una Perugia, un Parma, un Milano nei prossimi 14 giorni, va bene? Ci siamo? Poi vi posso annunciare anche qualcos'altro, ma non ve l'annuncio perché non me va. Allora, sostanzialmente la cosa che forse può essere più importante capire per farsi adesso un giudizio politico, che comunque ci serve costruirci, no? Quello che un tecnico può dirvi per aiutare voi, la polis, a fare il suo giudizio è questo: chi vi parla di Europa o mente o è un po' una persona dalla limitata capacità di comprensione, che come i lettori del mio blog sanno significa un sesquipedale coglione, perché o comunque una persona che non conosce l'economia. Non c'è più Europa in vista, per un motivo estremamente semplice. Il più Europa monetaria ci, diciamo, darà aspirina, sarà quello che, come dicevamo oggi con Claudio, ci darà l'aspirina che ci terrà così in vita, mentre il cancro, insomma, più o meno ci corrode, e poi alla fine da 150 anni abbiamo una banca centrale unica in Italia, non mi risulta che il problema del mezzogiorno sia stato risolto da questa banca centrale unica, la mezzogiornificazione del sud Europa è in corso, la BCE non può fare assolutamente nulla per risolvere questo problema, tranne andarsene, chiedere a Draghi, vuoi andartene? Cioè chiedere a Draghi, puoi risolvere il problema? Non mi sembra un'ottima idea, no? Cioè a Roma sappiamo che se chiedete all'oste se il vino è buono, difficilmente vi dirà che è cattivo, tanto pagate voi e infatti state pagando. Quindi non esiste un più Europa monetaria è un film già visto, non ha funzionato e chi lo propugnava come Modigliani nel 1997 ha ammesso di aver sbagliato come Modigliani nel 2001 e questo chi mi segue lo sa e nel libro è rispiegato. Ma con il più Europa fiscale dai a ridere ancora di più, perché il più Europa fiscale si basa sull'idea che siccome quando si va in crisi al sud, però noi siamo, diciamo, realizziamo dei meccanismi di integrazione fiscale tali per cui il nord aiuta il sud in modo automatico. Se si parla di integrazione fiscale significa che non c'è ogni volta da prendere una decisione, significa che automaticamente c'è qualche meccanismo stabilizzatore nel sistema che trasferisce le risorse da chi sta bene a chi sta male. Questo succede negli Stati Uniti, per esempio. Nel 91, ripeto, Sachs e Saleh Martin, stiamo parlando
top 20 università americane, no? Avevano fatto un po' di conti della serva e avevano visto che negli Stati Uniti il bilancio federale compensa 40 centesimi per ogni shock che fa diminuire di un dollaro il reddito in un singolo stato. Perché fondamentalmente se lì va giù, no? Il reddito, paghi meno tasse al bilancio federale, poi magari ti arriva anche un qualche centesimo di sussidio, di integrazione del tuo reddito, e quindi, come dire, questo smorza le asimmetrie che si creano in caso di una recessione. In Europa, quindi, stiamo parlando di compensare il 40% di uno shock di reddito, e stiamo parlando di un'Europa che, dove l'ultimo vertice è saltato su uno 0,01% del PIL europeo, no? Che qualcuno voleva aggiungere al bilancio dell'Unione e qualcun altro voleva togliere. Cioè, stiamo parlando, prima di arrivare con un bilancio federale a europeo, a una capacità di assorbimento degli shock di quel tipo, ha voglia se ce ne corre. E ce ne corre anche per un motivo molto ovvio, che anche qui tutti sanno che il problema è quello, e lo sapevano prima, ma non perché gliel'ha detto Sammartino e Sachs, ma perché è ovvio. E allora, se non si fanno le cose ovvie, c'è un motivo estremamente semplice perché non si fanno, perché non si vogliono fare. E se chi non le vuole fare, cioè i paesi del nord, non le volevano fare quando erano in relativa posizioni di debolezza, perché tali erano, per esempio, dopo l'annessione della Germania Est, tali erano, ma perché dovrebbero farlo adesso che, nella logica completamente distorta che ci viene suggerita, hanno vinto loro questa guerra economica? Cioè, stiamo pensando che ci sia la volontà politica da parte dei vincitori di una guerra di fare quel gesto di generosità che non hanno fatto quando competevano, non dico ad armi pari, ma su un piede totalmente diverso. E vi voglio anche dire un'altra cosa, che è una mia riflessione originale di persona priva di istinto politico, ma molto incazzata. Ma scusate, facciamo questo esercizio mentale. Immaginiamoci che adesso, improvvisamente, i nostri illuminati governanti decidano di fare ciò che è giusto, per cui la Merkel apre i cordoni della borsa, e viene incontro agli altri paesi europei, e poi magari il Mario, diciamo così, comincia ad acquistare titoli, magari in un modo un po' trasparente, in un modo che non sia visibilmente orientato a condizionare le scelte politiche interne dei paesi, insomma, supponiamo che succeda questo meraviglioso mondo, il famoso sogno, benissimo. Ma scusate, ma di che stiamo parlando? Noi abbiamo distrutto un paese e poi diciamo, scusate, abbiamo scherzato, si poteva fare in un modo diverso. E quel paese ha avuto i suoi morti, ha avuto riduzioni di reddito del 30% per due volte, ha avuto devastazione economica, ha avuto richieste di umilianti. Io credo che sarebbe totalmente immorale un atteggiamento che dicesse dopo che quello che si sarebbe dovuto fare prima si può fare dopo, tanto l'obiettivo è stato raggiunto. O no? Perché a noi della Grecia non ce ne frega niente, ma i prossimi forse sono i francesi, forse siamo noi, e se prima ci sbriciolano e poi ci tendono la manina, perché altrimenti è chiaro che quando per evitare che si raggiunga un punto di rottura politico, questa cosa è estremamente grave, è estremamente inaccettabile, no? Non mi pare? Quindi, chi vi dice più Europa, il sogno europeo, ecco, vi sta parlando di questo. E quindi vi mente, e perché vi mente? Ma anche qui la letteratura scientifica ve lo potrebbe dire anche il gemello buono, non è necessario che ve lo dica il gemello cattivo. Una classe politica che va incontro a una bancarotta di qualche tipo, nel senso che comunque avendo propugnato questa unione monetaria, se l'unione monetaria si sciogliesse sarebbe il fallimento del modello di... evidentemente paga un forte costo. E questi continuano a mentire perché è l'unico mezzo che hanno per sopravvivere, per perpetuare il proprio potere. E allora vorrei un attimo raggiungere una sintesi e lasciare spazio veramente a voi. La sintesi è che il testo dice come ci siamo arrivati, e ci siamo arrivati attraverso un meccanismo di ciclo sostanzialmente mischiano, di grande euforia iniziale. Quello che ha fregato la Grecia è stato il fatto di essere diventata credibile. I mercati credevano in lei, e dall'alto di una nuvola Giavazzi e
e Blanchard annuivano come Giove dall'Olimpo, dicendo sì, è bene che i capitali vadano al sud in quanto essi portano crescita. E poi abbiamo visto. Il meccanismo è spiegato, insomma, è noto, è quello che aveva mandato a gambe per aria Cile, Messico, Thailandia, Filippine, Corea, Argentina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo per la diagnosi. La terapia è incredibile il grado di disinformazione che c'è in Italia nei media su come si potrebbe uscire dall'euro, perché sono state fatte tantissime proposte tecniche più o meno convincenti. Oggi per esempio Gennaro spiegava perché una di queste proposte non gli sembrava convincente, cosa che io ho sempre condiviso. Noi viviamo una situazione di democrazia limitata anche perché viviamo nell'illusione che sia necessario creare all'interno di una economia di mercato un quarto potere indipendente da tutti gli altri, che è il cosiddetto potere monetario. Cioè viviamo nell'illusione che l'inflazione si governi governando la moneta e che l'inflazione sia una variabile tecnica, per cui basta mettere lì un Ignazio Visco che fa di fatto la funzione del tecnico della caldaia, e questo, diciamo, ci deve rassicurare. Non è così. All'estero la riflessione è molto più critica su questi temi. Allora, diagnosi la sappiamo, la terapia si può uscire, è possibile, non sarebbe una catastrofe, ma il mutuo, ma l'inflazione, tutte queste domande che capisco se me le fate voi, non capisco se me le fa un collega perché lui dovrebbe saperlo, hanno risposta nella storia, nella letteratura scientifica e anche nel mio umile contributo, perché semplicemente ho copiato quello che avevano fatto gli altri, che se pensate a una grande slealtà, tutto questo grande successo editoriale per non aver praticamente detto nulla di originale, fa capire che siamo messi molto male qui. E avanti! Guardando avanti, un'altra Europa è possibile se si orienta il percorso di sviluppo comune dandosi un obiettivo di sviluppo equilibrato dei saldi esteri, cosa che peraltro dal 2011, cioè a paesi del sud ampiamente sbriciolati, la Commissione europea, in osservanza di una precisa statuizione del Trattato di Lisbona, ha fatto, creando una procedura per gli squilibri macroeconomici che in un modo imperfetto, però comunque dice sostanzialmente questo, perché il debito estero esiste, è un problema e va osservato, e che non c'è solo il debito pubblico brutto e il deficit pubblico improduttivo, va bene, dopo ovviamente, dopo aver annesso e sbriciolato l'economia del sud, mantenendo la flessibilità del cambio, perché fondamentalmente se dovesse mai succedere, cosa che in Europa come sapete non è successa, che qualche paese cerchi di fottere gli altri facendo una strategia di deflazione salariale competitiva, se tu hai la flessibilità del cambio ti puoi difendere, si dispace parabellum. Questo è il semplicissimo messaggio che la teoria macroeconomica ci dà, che ci crediate o meno. Le comodità bisogna usarle, chi ha le comodità e non se ne serve non c'è confessore che l'assolva, diceva il nonno abruzzese di quella santa che avete conosciuto oggi. La comodità in questo caso è quella di avere un sistema monetario basato sulla circolazione fiduciaria, che quindi permette alle monete di, come dire, aggiustare i rispettivi rapporti di forza in relazione alla forza delle rispettive economie. Non ha nessun senso cercare di avere una moneta più forte di quello che è l'economia che la adotta. Tutte le volte che questo è successo, in Italia con quota 90, prima Churchill con il recupero della parità aurea, anteguerra, eccetera, eccetera, l'economia che l'ha fatta è stata schiacciata dal peso della sua moneta forte e pesante. Questo lo sappiamo, basta trarne le conseguenze, non vi fate prendere in giro. La risposta è dentro di voi, ma è giusta. Grazie.